Ciao a tutti e bentornati in una nuova esperienza targata Smoking. Io sono Francesco di Uncle Dog's Bar e vi accompagnerò in questo percorso. Nel nostro canale troverete varie playlist dedicate a vari argomenti, liquidi, pod mode starter kit, atomizzatori e box mode. Oggi parleremo di liquidi e nello specifico andremo a vedere da vicino Adamo di Flavor Lab e Stefano Porcelli. Ed eccoci qui con il nostro Adamo di Flavor Lab in collaborazione con Stefano Porcelli. Lo vado ad aprire, vi faccio vedere la boccetta. Come vedete è una classica boccetta con la clip, quindi anche comoda tra virgolette da preparare. Il prodotto è un aroma scomposto, quindi con 20 ml di aroma all'interno concentrato, a cui noi adesso andremo ad aggiungere la glicerina vegetale e una basetta a zero. Apro la clip, ci inserisco all'interno la glicerina vegetale. Diciamo che dal profumo dice bene questo aroma. Una volta preparato, agitate e lasciate riposare per qualche ora. Lo mettiamo sulla Argus GT, come tutti i test da Flavor Cloud che stiamo facendo in questo periodo. Vado a bagnare la coil all'interno, la inserisco nella Atom Pod e vado a fare il refill. Lo aggancio e siamo pronti per andare a fare il test. Per una composizione a 3 mg abbiamo bisogno di una glicerina vegetale di galattica da 30 ml, una basetta da 18 mg, 10 ml, 70-30. Per una composizione a 1,5 mg abbiamo bisogno di una glicerina vegetale di galattica da 30 ml, una basetta 9 mg, 10 ml, sempre 70-30. E adesso andiamolo a provare. Ed eccoci tornati dopo la nostra brevissima presentazione. Eccomi qui con la mia Argus GT, la coil da 0,15. Lo andiamo a provare immediatamente. Siamo sui 50 watt. Lo provo. Ok, il prodotto è semplicemente della crema al cioccolato bianco con delle noci pecan e del caramello. La parte del caramello viene in seconda battuta, mentre la prima cosa che sento è una leggera punta acidula che non so se è lasciata dal cioccolato bianco, ma credo siano le noci pecan. Danno questa punta di acido, poi alla fine dietro diventa croccante, mettiamola così, e sa di nocciole. Ma nocciole appunto pecan, quindi un sapore leggermente diverso dalla nocciola tradizionale. La crema al cioccolato bianco, io la sento una parte cremosa che va a avvolgere totalmente il liquido. Non riesco a identificare perfettamente e dire sì, dentro c'è il cioccolato bianco. Chiaramente si sente che è cioccolata. Il liquido sostanzialmente, cari ragazzi, è buono, perché è molto gradevole. È un liquido che si riesce a svapare tranquillamente tutto il giorno, perché non è stucchevole. Per me qui è stato fatto sicuramente un buon lavoro, per non parlare del packaging. Diciamo che, conoscendo Stefano, è abbastanza divertente. Il liquido lo trovate su smokingshop.it. Se passate da smokingshop.it vi ricordo di iscrivervi alla mailing list per restare aggiornati su sconti ed altre novità del nostro sito. Vi invito ad iscrivervi al canale Uncle Dog Svapo se ne avete piacere, link in descrizione. Iscrivetevi al nostro canale e spuntate la campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nostre pubblicazioni. Vi lascio qui l'ultimo video postato. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un like e condividetelo. Se non vi è piaciuto, rock and roll, io con questa vi saluto, alla prossima e ciao.